Presidente, allora è una grande opportunità per rilanciare i borghi, i piccoli centri. Sì, grazie a questo bando regionale in quasi 20 comuni della provincia di Frosinone rifaremo le vie del commercio, arredo urbano, panchine, illuminazione, promozione. È un aiuto ai comuni, è un aiuto ai commercianti, è un aiuto agli artigiani, è un contributo alla qualità della vita e alla fruizione da parte dei cittadini di questi meravigliosi borghi, ma soprattutto è una dimostrazione che si può fare. Il Lazio era una regione fallita 4 anni fa, ora i conti sono in ordine e finalmente torniamo a investire con risorse vere e non finte, con non promesse ma con fatti sul futuro anche della ciuceria. Io ho iniziato la mia esperienza amministrativa da assessore al commercio del comune di Alatri. Oltre ad essere stata una bellissima esperienza personale, ma ricordo di quella fase la difficoltà dei piccoli esercenti, di una rete di centro storico che faticava a fare un salto e soprattutto i comuni faticavano a sponsorizzare, a promuovere il proprio borgo come luogo nel quale camminare, fare acquisti, vivere il pomeriggio o la serata. Questi progetti, e mi permetto di dire, sono tanti soldi, perché sono per ogni progetto 100.000 euro da spendere in promozione, in rifacimenti, e insomma può dare un sostegno importante, viene anche da una precedente iniziativa della regione, Giunta Marrazzo, assessore De Angelis, allora erano i centri commerciali naturali, li abbiamo modificati rispetto ai tempi che viviamo, è una forza importante per i nostri centri storici. Atina, naturalmente Atina. Ceccano, rete di imprese di Ceccano. C'è Ceccano? Eccoci. C'è l'assessore? No. Consigliere? Funzionario. Ah, funzionario. Grazie. Isola Livi, Strei Isola. C'è? Eccoci. Ciao caro. Paliano, opera mista. C'è il sindaco. E come no? Fallo venire. Ok. Luca. Vieni. Calzelli. Anche che modo deve fare? Mettiti in mezzo, mettiamo in mezzo, presidente. Le camere, delle camere siamo di qua. Dai, diglielo che ha fatto Luca. Ciao, grazie. Roccasecca, rete di imprese di Roccasecca, c'è l'assessore, ecco qui. Serrone, c'è l'assessore, Serrone. Anche in questo caso c'è il nostro. Prego, bene. Ah, sei a vedere. Questo, bravo. È bravo, Sola, pensavo che era Plavi. Eccolo qui, siamo Sola. Giornata di Supino, Supino in vetrina. Consiglio assessore di farsi la foto, ci considero troppo alto. Grazie. Trevi nel Lazio, il nome del progetto è Prosi Promozione Sicura. Vico nel Lazio, c'è il sindaco, una rete per Vico. Io, Presidente, voglio ringraziare anche i sindaci dei comuni della graduatoria, come ha annunciato il Presidente,
che scorrerà. La facciamo una foto anche con tutti i sindaci: Castrocelo, Pastena, Sant'Elia, Santo Padre, Ferentino, Aquino e San Giovanni in Carico. Se venite facciamo una foto. Sindaco, una ottima occasione per rilanciare il centro storico di Vico, un esempio anche di un borgo che deve rivivere. Noi abbiamo questo nel nostro comune, il borgo di mantenere il turismo, di incrementare le attività commerciali, come già da qualche anno sono incrementate a noi nel nostro comune. Noi siamo in crescita come attività commerciali, se ne chiude una ne aprono due e altre ne stanno aperte. Questa è un'opportunità che la regione ha dato al mio comune e agli altri comuni per rinvigorire il nostro territorio. Noi ce la mettiamo tutto, che questo progetto vada a buon fine per le attività e per il paese.